Sindacati e artigiani scrivono al vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova per chiedere l'applicazione della legge che riconosce la responsabilità solidale tra committente e terzista sull'efficace esempio del distretto calzaturiero del Fermano Maceratese, dove il recupero dei contributi da parte dell'INPS sui committenti, a prova di ricorso in tribunale, ha provocato una raffica di assunzioni dei dipendenti a nero e la riapertura dei terzisti italiani che erano stati costretti ad arrendersi di fronte alla concorrenza sleale cinese. Per Prato potrebbe significare la svolta sul fronte della lotta all'illegalità economica che si alimenta anche di lavoro irregolare. Non è un caso che la battaglia per il riconoscimento della responsabilità solidale nel campo del tessile moda sia partita da Prato oltre 2 anni fa, in particolare dalla Filtem CGL. Punto fermo del cambio di rotta è la causa vinta l'11 marzo 2016 dal sindacato di Piazza Mercatale e da una lavoratrice contro un lanificio. La sentenza sancisce la responsabilità del committente per le retribuzioni non versate ai dipendenti dell'azienda conto terzista insolvente, proprio come avviene nell'edilizia. Un principio importante ma non sufficiente come deterrente. La battaglia è quindi proseguita coinvolgendo gli altri sindacati e gli artigiani. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi, la responsabilità solidale è stata inserita nel contratto nazionale moda in sede di rinnovo. Ora deve essere applicata la legge in modo sistematico.